15 dicembre 1996 scomparve Don Giuseppe Dossetti, figura importante del cattolicesimo italiano del Novecento, attraversò la storia del secolo breve dalla Resistenza alla Costituente, dalla Democrazia Cristiana al Concilio Vaticano II, fino alle ultime esperienze bolognesi con il Centro di Documentazione e la vita monastica a Montesole. In queste settimane si sono moltiplicate le iniziative in suo ricordo nel ventennale della sua morte. Domenica scorsa una messa di suffragio è stata celebrata in cattedrale presieduta dall'arcivescovo Monsignor Matteo Zuppi. Come un agricoltore paziente e confidente ha seminato con abbondanza la parola di Dio che ha venerato ed ha insegnato a tanti a contemplare e a venerare senza mai perdere il contatto con la realtà e l'attenzione ai segni dei tempi con libertà e rigore. Ha messo al centro di tutto quella parola che il Concilio Vaticano II ha restituito ai cristiani, dissotterrandola da oblio e liberandola da surrogati ritenuti indispensabili per paura della libertà e della coscienza che quella parola genera. Don Giuseppe ha preparato con passione una via per il Signore. In modi diversi, potremmo dire con vocazioni diverse, in luoghi lontani dalla confusione della città, dentro la città, ma tutti mai distanti dalla storia. C'è di un grande aiuto in questo congresso eucaristico che abbiamo appena iniziato. Per Don Giuseppe la Bibbia è l'alfa inscindibile dal calice, cioè dall'Eucaristia, che è l'omega. La vita, diceva, non può essere altro che la messa. La giornata non è altro che la messa, ogni ora e ogni istante è certezza e non dubbio, è pace e non turbamento, in quanto è prolungamento della messa. Ritrovarsi dopo nel 20° anniversario della morte in cattedrale, la comunità nostra, le altre comunità che si sono che si rifanno alla piccola regola di Don Giuseppe, è stato un momento molto significativo, un senso così di trovarsi con il vescovo, con la chiesa locale, secondo un'indicazione che per Don Giuseppe era fondamentale, cioè di essere una comunità diocesana. E ritrovare il vescovo che parla di lui, che lo interpreta, lo ricorda in alcuni punti così anche difficili, in fondo, della sua testimonianza, e per noi è stato un momento molto commovente, in questo senso di sentirsi compresi, accolti, una conferma, ecco, di quell'idea di Don Giuseppe di essere una comunità dentro la Chiesa di Bologna. Altri due convegni nelle scorse settimane hanno messo al centro la figura di Don Giuseppe Dossetti e il suo rapporto con il Medio Oriente e la Terra Santa. Qualche sera fa al Centro San Domenico è stato presentato il video sulle tracce di Dossetti, un racconto della Terra Santa, in cui dei giovani di Monteveglio hanno ripercorso le tracce appunto di Dossetti, seguendole nella sua presenza appunto in Terra Santa dagli anni 70 in poi. E, è stato molto interessante ascoltare le testimonianze dei fratelli della piccola famiglia dell'Annunziata e di altri che lì vivono. E vedere soprattutto oggi che cosa resta, ecco, di Dossetti in Terra Santa. E, il suo intento, diciamo, di vivere in quella frontiera aveva molteplici motivi, ecco, soprattutto l'immersione nella chiesa locale e la lettura della scrittura tra questi popoli, soprattutto accanto al popolo ebraico, il popolo dell'alleanza, e la condivisione della situazione del conflitto, ecco, per il popolo palestinese, e quindi l'immersione delle comunità nelle parrocchie, ecco, dagli anni 80 in poi. Nel convegno tenuto sabato 3 dicembre nella parrocchia dell'Annunziata, che ci ha gentilmente ospitato, l'idea è stata quella di riflettere su un aspetto della vicenda di Don Dossetti che non è stato forse adeguatamente studiato. L'aspetto è la sua permanenza, insieme con la sua riflessione,
rispetto al mondo del Medio Oriente. E un aspetto che non è stato adeguatamente studiato, grande ricchezza sia per quanto riguarda la riflessione teologica, sia per quanto riguarda i suoi influssi sulle considerazioni più ampie, più politiche, più geopolitiche, sia per il tesoro di esperienza e di riflessione che ad esempio una chiesa come Bologna ha al suo interno e che potrebbe, credo, ulteriormente valorizzare e mettere a frutto. Tra i diversi documentari presentati merita una menzione con tutte le sue forze della Fondazione per le Scienze Religiose a cura di Alberto Melloni e Fabio Nardelli, da cui abbiamo tratto varie immagini di questo servizio. E sempre al centro di documentazione, mercoledì pomeriggio, si è tenuto il tradizionale appuntamento annuale con Lettura Dossetti, con l'Arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice. L'argomento che affronterò è quello della povertà della Chiesa, ed è chiaro che in questo luogo, qui all'Istituto delle Scienze Religiose, è chiaro che si capisce il motivo. Dossetti ispirò quel famoso discorso al Cardinale Lercaro del 6 dicembre 1962 al Concilio Vaticano II, dove in un momento di grande crisi del Concilio, siamo alla fine della prima sessione, i padri conciliari avevano preso coscienza di essere soggetto attivo del Concilio e non passivo, e avevano rigettato quasi tutti gli schemi preparati, per cui si doveva appunto mettere a fuoco quello che doveva essere il tema del Concilio, e certamente i padri hanno pensato al tema della Chiesa. Il problema era da dove ripartire, per cui alla fine di quella sessione, dopo altri interventi autorevoli, penso a Suenens, penso allo stesso Montini, proprio in quei giorni di dicembre, svetta il discorso di Lercaro, discorso che fu scritto in una notte con la collaborazione e il contributo appunto di Dossetti. E lì il cardinale Lercaro appunto ebbe l'ardire di pensare il tema del Concilio a partire dalla povertà della Chiesa, visto che la povertà era ritornata ad essere una istanza e dunque mondiale, un'istanza di grande attualità e soprattutto un vero e proprio segno dei tempi. E proprio l'Arcivescovo di Palermo ha celebrato giovedì mattina, 15 dicembre, una messa di suffragio nella cappella della casa della piccola famiglia dell'Annunziata a Montesole e ha poi visitato la sua tomba.